Permettete che vi raggiunga per darvi una lieta notizia. La 38esima convocazione nazionale del rinnovamento nello spirito allo Stadio Olimpico di Roma con la straordinaria partecipazione di Papa Francesco. Chi convoca è lo Spirito Santo e i convocati siamo ciascuno di noi. Quanti lo scorso anno erano presenti allo stadio e che sono invitati a ritornare, ma anche quanti desiderano e non hanno ancora deciso nel loro cuore questo santo viaggio. I nostri amici, familiari, conoscenti, ma anche tante persone bisognose di sentirsi partecipi di questo evento, di un'attenzione personale, di un invito personale. Popolo, popolo di Dio, proclama le sue opere meravigliose. Questo è il tema della nostra convocazione. Essere popolo di Dio significa popolo che crede. Popolo che dà ancora credito al Signore e allo Stadio Olimpico si assisterà alla più grande vittoria che la storia abbia mai raccontato. Gesù che vince, che ancora oggi vince il male, le malattie, il peccato, la morte. E noi dobbiamo giocare con Lui la partita della vita, di una vita nuova, di una vita che già profuma di eternità. Diamo credito al Signore perché questo popolo che deve rinnovare la fede in Lui e che può sperimentare le misericordie del Signore che non sono finite è un popolo amato da Dio. Di Dio significa amato da Dio. E questo amore è un amore intelligente che trova soluzioni ai mali della storia. È un amore sensibile che guarda le situazioni di sofferenze, anche quelle che gli occhi umani non riescono a vedere. Ed è un amore personale. Perché questo Gesù vivo lo si può incontrare, questo incontro regala gioia e davvero una vita nuova. Essere popolo di Dio significa anche un popolo che serve. Il rinnovamento serve alla storia, serve alla Chiesa, serve il Vangelo, ci ha ricordato Papa Francesco. La presenza sua è davvero un fatto che non può essere sottaciuto. Un grande amore ci lega a Lui e sappiamo di essere profondamente amati dal Santo Padre. E la nostra presenza allo stadio significa dire Amen, un Amen convinto, un Amen corale, un Amen comunitario, un Amen ecclesiale per dare corso a questa stagione evangelizzatrice continuamente invocata dal nostro Pontefice. Con tanti ospiti, con tanti testimoni, segnalo tra tutti la presenza di Andrea Bocelli, protagonista di un concerto ecumenico in onore di Papa Francesco. E allora non mancare, intraprendi anche tu questo santo viaggio. Ti attendiamo con gioia e ti accoglieremo nel nome del Signore. Quando l'anno scorso ho partecipato alla convocazione nazionale del rinnovamento allo Stadio Olimpico, mi è venuta in mente una confidenza dello scrittore americano Mark Twain. Egli un giorno disse: «Quando prego, dico al Signore, Signore, fa che i cattivi diventino buoni, però ti prego, fa che anche i buoni diventino più simpatici». Vedendo lo stadio, pieno di gioia, mi è venuta in mente questa preghiera e dentro di me ho detto, ecco, la preghiera di Mark Twain è stata esaurita. Si respirava la gioia di credere, che dava anche la gioia di vivere, la gioia di stare insieme, la gioia di camminare in questo mondo, in questa vita, in questo spazio, tenendo la mano del Signore e con il cuore pieno dell'amore di Dio. E l'amore di Dio riempie di gioia. Se ogni domenica lo Stadio Olimpico si riempisse di una convocazione del rinnovamento, noi vedremmo le strade piene di gente che sorride, piene di gente contenta, piene di gente che ha la gioia di vivere. Ecco perché mi viene spontaneo dirvi, vi aspettiamo alla prossima convocazione allo Stadio Olimpico per riempire il cuore di gioia e farlo uscire dagli stadi e trasmetterlo a tanta gente. A presto. Il rinnovamento nello spirito incontrerà il Santo Padre Francesco. E sarà come sempre un momento di grande gioia, di grande grazia, perché incontrare il Papa, il Pastore universale, il Padre di tutti, significa essere abbracciati da un grande affetto che è l'affetto di Cristo Signore ed essere confermati nella fede. Il movimento, il rinnovamento nello spirito, sappiamo, è molto vicino ai vescovi italiani, ma anche nel mondo. Noi vescovi italiani lo sentiamo particolarmente vicino a noi come una presenza benefica per le nostre comunità, soprattutto per quel carisma della comunione ecclesiale che caratterizza il rinnovamento. Di questo siamo tutti molto grati. Siamo certi che anche questo incontro con il Santo Padre, come lo scorso anno, sarà un ulteriore slancio alla vocazione, al carisma, alla missione del rinnovamento,
nel cuore della Chiesa, delle nostre diocesi, in vista della nuova evangelizzazione della Chiesa in uscita che sta tanto a cuore al Santo Padre e a noi Vescovi con lui. Ho accolto con gioia l'invito a partecipare alla 38ª Convocazione Nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo. Io ci sarò a cuore aperto, perché sarà una grande festa della fede e credere è una festa e non si può far festa da soli. Per questo mi piace estendere l'invito a tutti coloro che hanno passione per il Vangelo, a tutti coloro che hanno desiderio di essere contagiati e di contagiare la bella notizia, per tornare ad innamorarci di nuovo tutti insieme del nostro Signore, perché le sue opere meravigliose non sono finite. È un po' l'esperienza mia dopo 40 anni in questo mondo dell'evangelizzazione carismatica. A evangelizzare si impara evangelizzando. Non è un corso, non è un studio, un libro di Pepe Prado. A evangelizzare si impara evangelizzando. Quello che importa è Gesù, il Vangelo di Dio. Amén. Dichosa tú. Beata te. Que has encontrado gracia ante el Señor. Perché hai trovato grazia presso il Signore. Que toda tu vida ha sido un cortejo de amor, diciéndote, eres mía. Me perteneces. Perché tutta la tua vita è stata un suo corteggiamento di amore. Santo Padre, qui c'è la squadra dei discepoli di Gesù, il nostro allenatore è lo Spirito Santo. Il più importante è Dio che fa crescere. Tra noi il più importante è Dio. O mais importante é Deus que me deu um dom e também deu um dom a você. É Dio que dá um dono a me e dá um dono anche a voi. Volevo soltanto attraverso il mio appello segnalarvi come in questo momento molte persone della Segreteria Nazionale, circa 30 fra fratelli e sorelle, stanno cercando di predisporre al tutto per l'accoglienza di quelli che saranno i pellegrini che verranno allo Stadio Olimpico. Stiamo lavorando perché tutto possa essere predisposto al meglio per l'accoglienza dei giovani, dei bambini, degli anziani, perché venga eliminato ogni ostacolo alla partecipazione, perché tutto possa essere fruito con grande gioia e serenità. Anche l'articolazione del programma è stata rimodellata rispetto a quella dello scorso anno per permettere e favorire la partecipazione da parte di tutti i fratelli e sorelle nel modo più agevole possibile. Vi aspettiamo tutti, vi aspettano i vostri amici, i vostri fratelli, vi aspettano i vostri responsabili che si stanno facendo davvero promotori instancabili di questo evento di grazia. Vi aspetta soprattutto il Signore nello Stadio Olimpico, perché tutti possiamo fare una profonda esperienza della sua misericordia e del suo amore. Alleluia, Gesù è il Signore. Abbiamo ricevuto e gustato la pienezza della gioia di questa santa convocazione, che ci ha fatto sentire l'amore del Padre, il suo Santo Spirito. E poi la sera la vera fatica era dover andare via. Tutto è finito troppo presto. È finito troppo presto. È finito troppo presto. È finito troppo presto. Voi, rinnovamento carismatico,
avete ricevuto un grande dono dal Signore. Voi siete nati da una volontà dello Spirito Santo come una corrente di grazia nella Chiesa e per la Chiesa. Il rinnovamento carismatico è una grande forza al servizio dell'annuncio del Vangelo nella gioia dello Spirito Santo. Soffrivo da anni di disturbi cronici all'orecchio, quali vertigini, acufeni e disturbi all'udito. Il 2 giugno allo Stadio Olimpico, durante l'esposizione del Santissimo e mentre parlava Bridge McKenna, la suora col carisma di guarigione, mi sono completamente straniata da tutto fino a quando ho sentito la voce della suora con un tono più alto che annunciava una guarigione all'orecchio. Nell'incredulità ho capito che quella guarigione forse mi riguardava, ma avrei avuto bisogno di verificarlo nel tempo. Oggi posso affermare con certezza che quella guarigione riguardava proprio me. Eravamo 52.000 allo stadio. Perché proprio a me? Il Signore è presente nella vita di ciascuno di noi e continua incessantemente la sua opera di salvezza, nonostante le nostre resistenze, per farsi vedere anche dagli occhi di chi proprio non vuole vederlo. Io ci sarò insieme a tanti altri religiosi e religiose. L'altro anno eravamo circa 1.000 in un grande cenacolo a cielo aperto. Vieni anche tu, sarà un grande dono per la tua vocazione. Nonni, mamme, papà, figli, zii, ci saremo tutti. Ci saranno anche i nostri ammalati che presenteremo al Signore. Ancora una volta allo Stadio Olimpico per condividere la pienezza di una nuova effusione dello Spirito Santo. C'è posto per tutte le famiglie d'Italia, ma anche per chi una famiglia non ce l'ha. C'è davvero un posto per voi. Venite con noi a questa grande festa con il Signore, con lo Spirito e il Papa. Grazie! Se sei giovane e ami Gesù, non puoi mancare al grande evento di evangelizzazione. Noi giovani ci saremo e saremo tantissimi. Con la nostra gioia e il nostro entusiasmo vivremo un'esperienza di fede straordinaria, un incontro di quelli che cambiano la vita. Non mancare, vieni anche tu, io ci sarò.